È il giorno di gara sotto le luci di Sakhir. È un piacere avervi con noi per il Gran Premio del Bahrain. Oggi gareggeremo lungo i 5.300 metri del magnifico Bahrain International Circuit. Tenete d'occhio i piloti che bloccano l'anteriore sinistra nella difficile zona di frenata della curva 10. Vediamo ora la griglia di partenza in attesa della gara di oggi. Il campione del mondo, Max Verstappen, parte dalla pole position con Charles Leclerc al suo fianco. E ora vediamo il resto della griglia. Fernando Alonso, Russell, Perez, Hamilton, Sainz, Stroll, Ocon, Norris, Albon, Oscar Piastri, Butler, Jackson, Gasly, Tsunoda, Bottas, Sergeant, Zhou, Magnussen, De Vries, Magnussen. Ci siamo, è tempo di correre. Dirigiamoci in pista e godiamoci la partenza. Allora, ci siamo. 2023, Bahrain. Spero che ti stia godendo l'attesa tanto quanto me. I piloti sono pronti, le squadre sono pronte. Tu sei pronto, Davide? Certo, sono pronto per la nuova stagione. Nuove sfide per tutti i piloti e le scuderie in gara. Adoro questa parte dell'anno, Carlo. Inizia finalmente il campionato e puoi mostrare quanto hai lavorato durante i mesi invernali. Chissà se basterà. Cosa ci riserva la stagione 2023? Stiamo per scoprirlo. Allora, è una nuova stagione, Devon. Dobbiamo partire con il piede giusto, ok? E in bocca al lupo per oggi.
al quinto posto. Alonso è davanti a te. Dietro c'è Stroll, ok? Distacco dal pilota in testa 3,2 secondi. La finestra del pit stop si aprirà fra 5 giri. Fai attenzione, evita rischi sui sorpassi o dovremo fare i conti con una penalità. Ok, DRS disponibile.
sei in prima posizione, davanti a tutti. Hai dietro Verstappen. Il distacco da quella dietro è 2,8 secondi. Monta gomme morbide e nuove. La finestra del pit stop si aprirà fra 3 giri. Mancano 12 giri. Stiamo avvicinando alla finestra del pit stop, monteremo gomme morbide. Ok, il distacco da quella dietro è 6,3 secondi.
questo giro, in questo giro, forza! Hai solo una sosta a disposizione adesso, ultima sosta. La tua finestra del pit stop è aperta adesso. Confermo la sosta al termine di questo giro. Non spingere subito, cerca di portare le gomme a temperatura.
Splendido, bella mossa. L'attacco dal tuo compagno di squadra è 26,9 secondi. Aiden sta rientrando per la sosta.
Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Guidando il gruppo, sei in prima posizione. C'è Verstappen dietro di te. Distacco dall'auto dietro, 35,7 secondi. Monta gomme medie e nuove. Fai attenzione alle gomme adesso, devi finire la gara con il treno attuale. Rimangono ancora 4 giri.
Abbiamo carburante a sufficienza per altri 4 giri. Sei in prima posizione, davanti a tutti. Hai dietro Verstappen. Il distacco dalla vettura dietro di te è 39,4 secondi. Monta gomme medie e nuove. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione, quella era l'ultima. L'auto dietro di te è a 39,7 secondi. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 2 giri. Ehi, sono Alex. Devo chiederti di non tagliare più le curve, altrimenti i commissari ci penalizzeranno. Ok, ultimo giro. Portiamo a casa i risultati.
intanto abbiamo visto un sacco di sorprese in pista. Da dove partiamo, Davide? Beh, le sorprese più grandi vengono dalla Cornerstone. La gara di Butler oggi è stata eccellente ed è quello di cui avevano bisogno. Ora devono solo mantenere il ritmo. Più facile a dirsi che a farsi, ovviamente. Ma un certo Casper Ackermann spererà sicuramente che questa stagione sia migliore di quella precedente. È stato un gran premio incredibile, con un finale mozzafiato. Posso solo immaginare l'emozione dei tre piloti sul podio. Oggi hanno compiuto un'impresa eccezionale. Che inizio di stagione, Devon. Devi essere contento delle prestazioni di... Mi viene così naturale che non ci penso neanche. Non fraintendermi, non sto dicendo che non sia stato straordinario, però ti vedo sorpresa e sono sicuro che anche gli altri lo sono, giustamente. Sto solo dicendo che in realtà oggi è stato abbastanza facile. In passato hai avuto diversi scontri con il tuo compagno... Senti, Aiden è il più grande pilota di Formula 1 di tutti i tempi. Sai come faccio a saperlo? Perché me l'ha detto lui. Pensi che io sia borioso? Aiden ha un ego furtivo. Non sai che c'è finché non emerge. È un tipo complicato, credimi. La Cornersport ha sorpreso tutti nominando Casper Ackermann come responsabile della scuderia in questa stagione. Come ti senti a prendere ordini da qualcuno con cui hai un certo passato? Penso che farà un ottimo lavoro come team principal. D'altronde ci sono io nella sua scuderia, quindi è difficile che sbagli. Scommetto che è incredibilmente grato di avermi come pilota. Come immagini una stagione di successo nel 2023? La mia missione personale è far sì che la Cornersport abbia successo e al termine della stagione direte tutti che siamo una squadra meravigliosa e che abbiamo avuto una gran stagione. Così saprò che abbiamo fatto un buon lavoro. Fantastico, grazie. Gran bella gara oggi, ho visto gli highlights. Ascolta, so che ne abbiamo passate tante e l'anno scorso è stato l'anno scorso. Un nuovo inizio per la scuderia. Cosa ne pensi? Jackson. Sì, come no, amico. Il cestino è lì. Grandissimo. Della stagione appena conclusa. La stagione 2023 è stata completamente diversa per la Cornersport. In che modo? Beh, intanto la macchina. Abbiamo risolto tutti i problemi più gravi e finalmente ha iniziato a esprimere il suo vero potenziale. Possiamo parlare di quello che è successo a Devon? Cosa c'è? Ecco, è così che si comporta un vero Butler. Certo, sì. Stai portando avanti la squadra, Devon, e il prestigio dei Butler. Sono felicissimo. Sì, è andata bene. Bene? Non vedo l'ora di sentire cosa hanno da dire quei pagliacci di Ackermann e Conner. Già. Va tutto bene, Devon? Cosa? Sì, tutto ok.
È l'adrenalina. Ho dato davvero tutto oggi. Devo solo riposare un po'. Ma certo, parleremo dopo. Ho un po' di riunioni, ma chiamami quando vuoi. Sono fiero di te, figliolo. Ora, facciamo sì che il risultato di oggi non sia un caso isolato, ok? D'accordo, d'accordo. Ciao. Ed ecco Butler a velocità sostenuta sul rettilineo. Affronta la curva, stacca troppo tardi e finisce quasi fuori pista. Davide, forse un calo di concentrazione. Mi sembra che stia esagerando un po' nella guida, Carlo. Sta spingendo troppo, pur non avendo nessuno intorno in questo momento. Ok, Devon, risparmia i freni, si sta...
I freni non sono a posto. Ok, verifichiamo, ma avvertirai un calo nelle prestazioni della vettura. Cosa? Perché? Avresti dovuto rallentare nell'ultimo giro. Spingere così ha peggiorato le cose. Dai, adesso dobbiamo gestire. Ma cosa stai dicendo? Fai ciò che puoi. Dai, Devon, andiamo. Grosso. Siamo fortunati che non ci abbiano penalizzato. Distacco dall'auto davanti, 4,2 secondi. Adesso sei nella top 10, continua così. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri.
distacco dal tuo compagno dietro di te è 4,4 secondi. In nona posizione. Davanti c'è Stroll. Ok, il distacco è 3,7 secondi. Monta gomme medie usate. Sainz è dietro di te. Vi separa meno di un secondo. Monta gomme medie usate. La distanza dal primo è 35,4 secondi. La strategia di gara è completa. Adesso devi finire la corsa con queste gomme. Mancano soltanto 3 giri. L'attacco dalla vettura che ti precede è 3,7 secondi. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Ok, via libera.
Pista è libera, bandiera verde. Ok, prendi la gomma e portala a casa. Non è la prima volta che vediamo Devon Butler agire in modo imprevisto, ma chissà cosa ne pensa la Connersport. Vedi, Carlo, come abbiamo visto tante altre volte, gestire i piloti in modo che conservino la propria individualità è un'impresa ardua. Dopotutto, vuoi che si impegnino per la scuderia? È una situazione molto complessa da affrontare. La storia della scorsa stagione sembra ripetersi e sappiamo che Casper Ackermann voleva fare tabula rasa per il 2023. Avranno parecchio da discutere. Non volevano che si ripetesse quanto è successo in passato. Li abbiamo già visti scontrarsi in pista quest'anno e non è più una situazione tollerabile. Deve finire. Stanno solo danneggiando. Oggi l'ha spuntata la Red Bull con una prestazione di altissimo livello. Negli ultimi tempi la scuderia ha fatto l'impossibile per tenere il passo con gli altri team e finalmente sta di... Oggi non hai risposto a quell'ordine di scuderia, Devon. In Ungheria, la scorsa stagione, hai detto che si trattava di un problema di comunicazione, ma la Cornersport affermò di non sapere... Senti, qualsiasi cosa dirò verrà estrapolata dal contesto. Preferirei non fomentare un certo tipo di speculazioni. Farò un debriefing con la squadra e capiremo come evitare che accada di nuovo tutto qua. Oggi hai finito la gara con un'auto compromessa. Com'è stato? Ho fatto quello che potevo, viste le circostanze, ma in realtà ho bisogno di un'auto che posso spingere senza preoccuparmi di rompere qualcosa. Se la scuderia non può darmela, cosa devo fare? Qualcuno ha detto che ricevi un trattamento preferenziale perché tuo padre finanzia la scuderia. Cosa rispondi a queste accuse? Una scuderia spesso deve dare la priorità al pilota migliore. Non è un grosso problema, succede sempre. Considerando le tue prestazioni attuali, come prevedi che si comporterà la Cornersport in questa stagione? Hanno me, giusto? Quindi credo che ce la caveremo abbastanza bene. Se stavolta riescono a sistemare l'auto, gli darò tutti i punti che desiderano. Grazie mille per il tuo tempo. Potresti dare un'occhiata qui, per favore? Risolvi tutto sul Nasher, Cass. Mi hai capito? Andrea? Butler, cos'è successo oggi in pista? Non voglio che si ripeta la storia dell'anno scorso. Siamo una squadra. Non può fare sempre di testa sua. Calmati, è tutto sotto controllo. Stiamo parlando di Devon. Niente sotto controllo. Ha quasi distrutto l'auto, Casper. Ma non è successo. Sai com'è quando sei in macchina? Sono sicuro ci sia una spiegazione. O una scusa. Lo scopriremo presto. Ne parleremo in riunione e ti farò sapere. Ok, aspetta, devo andare, c'è Davidov sull'altra linea. Certo, divertiti. Beh, è complicato quando uno dei tuoi piloti decide di fare di testa sua. Quindi il giorno dopo... l'abbiamo convocato in riunione. E come ha reagito Devon? Beh, ha negato tutto. Sai cosa ha detto? Problemi alla radio. E... mi è sembrato molto strano. È successa la stessa cosa l'anno prima, quando ero al muretto, e ha dato la stessa identica risposta.
Sì? Volevi vedermi? Ah, eccoti. Sei difficile da rintracciare. Ok, bene. Vado dritto al punto, Devon. Dimmi cosa succede. A cosa ti riferisci? Non si tratta solo degli ordini di scuderia. Nel paddock girano voci. La gente dice che sei distratto, assente, ignori del tutto le persone. Il mio lavoro è far funzionare bene la scuderia, come un orologio. Sto solo provando a capire cosa non va. Te l'ho già detto, controlla la radio. La radio era a posto, Devon. Abbiamo controllato. Cosa succede? Niente. Falla finita! Smettila di prendermi in giro! Ok. Ho sentito l'ordine. Va bene? Contento? Perché l'hai ignorato? È stressante, Casper. La pressione, le chiacchiere del paddock negli ultimi mesi. Andiamo, sei Devon Butler, sei il re del gossip del paddock. Hai sentito quello che si dice in giro, no? Hai letto cosa scrivono? Facile correre coi soldi di papà. È che sto iniziando a dubitare di me stesso. Ok. Possiamo lavorarci su. Iniziamo dalla percezione della scuderia. D'accordo. Ma nel frattempo vorrei che vedessi l'equipe medica. Per sicurezza, hai appuntamento nel pomeriggio. Casper, ti prego, va tutto bene, ok? Devo preparare la gara, devo restare concentrato. D'accordo, va bene. Facciamo che ci vai la gara. Sono stato chiaro? Ok, va bene. Bene, Devon. Ma lasciami fare, ok?
ben fatto, hai conquistato una posizione. Sei nella top 10. Siamo in decima posizione. Hai Norris davanti, cerca di superarlo. Il distacco è inferiore a un secondo. Monta gomme medie usate. C'è De Vries alle tue spalle. Vi separa meno di un secondo. Monta gomme medie usate. Il distacco dalla prima è 35,8 secondi. Fai attenzione alle gomme adesso. Devi finire la gara con il... Sei al decimo posto. Hai Lando davanti. Il distacco è inferiore a un secondo. Monta gomme medie usate. C'è De Vries alle tue spalle. Vi separa meno di un secondo. Monta gomme medie usate. Il distacco dalla prima posizione è 35,8 secondi. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione. Quella era l'ultima. 5 giri alla fine della gara. Se continui a tagliare le curve riceverai una penalità dai commissari. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Il distacco dalla vettura davanti è 4,4 secondi. Stai staccando la vettura che ti segue. Guadagni un secondo a giro. Continua così.
Butler all'ingresso della chicane. No, no, clamoroso! Devon Butler in testa a coda fuori! È andato lungo e ha preso il cordolo. Che brutto errore! Una mossa che costringe Devon Butler al ritiro. Non vorrà di certo rivederla. Per fortuna però sta uscendo dalla macchina e questa è una buona notizia. Meno male, Carlo. Anche se mi sembra un po' zoppicante. Fa segno alla folla che sta bene, ma deve essere piuttosto scosso. Basta, Casper. È finita. È tutto ok. È tutto ok. Un problema all'udito. Ce lo aveva tenuto nascosto. Credo non volesse ammetterlo neanche a se stesso. Voglio dire, era al picco della sua carriera. Già, è difficile. Come ti sei sentito? Ero distrutto. Ma 5 anni in Formula 1. Non posso lamentarmi. Voglio dire, sono pochi a poter dire lo stesso, no? Ed ero ancora uno dei migliori, lì in pista. Lo dicono tutti. Cosa hai provato quando Devon è andato via? Cosa ho provato? Ma se vogliamo raggiungere gli obiettivi, ci serve un altro pilota. Un pilota fisso. È in fretta. Ma siamo a metà stagione. Ormai è impossibile. Date le circostanze, potresti darci un po' di margine di manovra sul contratto? Ho le proiezioni. Se non raggiungiamo il 5º posto in classifica costruttori, i ricavi non valgono il mio tempo. L'accordo è... E resta questo. Sì, però con un po' di tempo in più magari potremmo anche... Basta! L'accordo è questo. E senza Devon al volante, adesso è l'unica cosa che conta per me. Sono solo affari. Qualcosa che possiamo fare ci sarà pure. Ok. Il retaggio è qualcosa a cui tieni molto, no, Davidoff? E da padre lo capisco bene. Se Devon, tuo figlio, non può guidare, perché non tua figlia? Perché non diamo la monoposto a Cali? No. California non firmerà per la Conner Sport. Perché no? Pensa anche solo alle opportunità commerciali che avremmo con lei in scuderia. Altro che retaggio. Oh, così potresti fare la storia. E daresti a un talento fenomenale il suo primo sedile in Formula 1. È la cosa giusta da fare. Andiamo, sai che se lo merita. La figlia che usa il nome della madre per disprezzarmi. Non accetterà mai. Beh, lascia fare a me. L'accordo è lo stesso, Ackerman. 5º posto o mi chiamo fuori. Un problema alla volta, ok?
Andreo? Le hai già parlato? Sì, abbiamo fatto due chiacchiere. Cosa le hai detto? Ha accettato di parlarne di persona. Sarà qui nel fine settimana. Quindi non glielo hai ancora chiesto? Certo che no. È una faccenda delicata. Credo abbia intuito, ma non si tratta di qualcosa che puoi chiedere distrattamente al telefono, no? Perché no? Oh, andiamo. È una decisione che potrebbe cambiarle la vita. E la situazione familiare va gestita con un minimo di rispetto. Ok, la conosci meglio di me. Ma ti prego, cerca di convincerla, e il prima possibile. È difficile rispondere in modo vago alle domande sul futuro della Connersport. Ho letto l'intervista. Potevo quasi percepire il tuo imbarazzo. È andata così male? Peggio. Ti chiamo appena so qualcosa. Benvenuti ancora ad un altro promettente Gran Premio di Spagna, una pista che ha visto la primissima vittoria di Max Verstappen al suo debutto in Red Bull nel 2016 e il drammatico scontro tra Lewis Hamilton e Nico Rosberg. Riusciremo ad assistere a momenti altrettanto esaltanti? Il circuito di Catalogna è stato aggiornato con la rimozione della chicane nel settore finale, che renderà più veloci i tempi sul giro, riducendo il percorso totale a circa 4,6 km. Ma non veniva utilizzato. La gara inizierà tra poco. Ecco come si presenta la griglia per la giornata di oggi. La fantastica qualifica di ieri di Charles Leclerc gli ha fatto conquistare la pole position, appena davanti a Sergio Perez, che partirà secondo. Per quanto riguarda il resto della griglia, Verstappen, Russell, Norris, Hamilton, Gasly, Sainz, Oscar Piastri, Fernando Alonso, Tsunoda, Zhou, Sergeant, Bottas, Jackson, Magnussen. Eccoci dunque nella splendida Catalogna per il Gran Premio di Spagna. La stagione è iniziata da poco, ma è già stata piena di imprevisti. Cosa terrai d'occhio per questo fine settimana, Davide? Beh, con la Formula 1 la conversazione si concentra sempre sui piloti e le scuderie in cip... Sappiamo che sono state delle settimane folli, ma qui te la sei sempre cavata più che alla grande. Testa bassa e vediamo quello che riusciamo a fare. Finestra del pit stop si aprirà fra 8 giri. Bel sorpasso.
conquistato il secondo posto. DRS ora attivo. Stai guidando il gruppo, sei in prima posizione. Hai dietro Perez, monta gomme morbide e nuove. Sei giri all'apertura della tua finestra del pit stop. In prima posizione, davanti a tutti. Perez è dietro di te. Ecco il distacco dall'auto alle tue spalle. 3,3 secondi. Monta gomme morbide e nuove. Mancano 4 giri all'apertura della finestra del pit stop. Mancano 13 giri. Dal tuo compagno di squadra è 22,4 secondi.
stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Conteremo gomme medie. Stacco dall'auto dietro di te. 7,0 secondi. Le condizioni delle gomme sono buone, non preoccuparti. Tempo di entrare nei box, completa il giro nel minor tempo possibile. Abbiamo un distacco dall'auto che ci segue di 6,7 secondi. È il momento buono per il pit stop, rientra ai box alla fine di questo giro. Stai guidando il gruppo, sei in prima posizione. C'è Verstappen dietro di te. Il distacco da quella dietro è 6,7 secondi. Monta gomme morbide usate. La tua finestra del pit stop è aperta adesso. Mancano 9 giri. D'accordo, rientri ai box alla fine di questo giro. Ok, possiamo farti fermare a questo giro. Ricevuto, ti fermi a questo giro. Confermo la sosta al termine di questo giro. È il momento buono per il pit stop, rientra ai box alla fine di questo giro.
La strategia di gara è completa. Adesso devi finire la corsa con queste gomme. Terza posizione. Hai Russell davanti, cerca di superarlo. Abbiamo un distacco dalla vettura davanti di 3,6 secondi. Monta gomme morbide usate. Gasly è dietro di te. Ok, il distacco da quella dietro è 1,9 secondi. Monta gomme morbide usate. Ok, distacco dal pilota in testa 7,5 secondi. Fai attenzione alle gomme adesso, devi finire la gara con il freno attuale. Mancano 8 giri. Dall'auto dietro 0,7 secondi. Sei in prima posizione, davanti a tutti. Hai dietro Verstappen. Il distacco dalla vettura dietro di te è 18,2 secondi. Monta gomme medie e nuove. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione, quella era l'ultima. 5 giri alla fine della gara. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri.
stai guidando il gruppo, sei in prima posizione. C'è Verstappen dietro di te. Accelera, l'auto dietro di te è a 18,1 secondi. Monta gomme medie e nuove. La strategia di gara è completa. Adesso devi finire la corsa con queste gomme. Rimangono ancora 4 giri. Condizioni delle gomme ancora ottime. Le condizioni sembrano stabili al momento, non è prevista pioggia. Le gomme da asciutto sembrano le più indicate per ora. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Sei in prima posizione, davanti a tutti. Hai dietro Verstappen. Ecco il distacco dall'auto alle tue spalle. 21,4 secondi. Monta gomme medie e nuove. Fai attenzione alle gomme adesso, devi finire la gara con il freno attuale. Mancano 2 giri, il prossimo sarà l'ultimo. Stai guidando il gruppo, sei in prima posizione. C'è Verstappen dietro di te. Distacco dall'auto dietro di te. 21,1 secondi. Monta gomme medie e nuove. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione, quella era l'ultima. Mancano 2 giri, il prossimo sarà l'ultimo. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Ultimo giro, dai, ultimo giro. We'll be right back.
Aiden Jackson oggi si farà carico della Konnersport. Si specula sul fatto che questa possa essere la formazione della stagione. Secondo me ingaggeranno un nuovo pilota, Carl. È un rischio che va preso. Credo proprio che un contratto a metà stagione farebbe parlare molto. Lo scopriremo presto. Ecco i primi tre che si fanno strada verso il podio per festeggiare un'altra fantastica giornata di Formula 1. La Konnersport si trova in una situazione un po' strana in questo momento. Com'è andata per te oggi? Non tocca a me preoccuparmi di questo. Auguro il meglio a Devon, ma non mi importa davvero chi sia l'altro pilota. Sono là fuori per guidare l'auto nel miglior modo possibile e questo è ciò che conta. Il resto spetta a Casper e alla scuderia. Come sta Devon? E come ti trovi senza il tuo compagno di squadra? Ne so quanto gli altri. Ho visto cos'è successo. Ovviamente sono preoccupato per lui, come tutti noi, e so che non è in grado di guidare in questo momento. Per quanto ne so, si sta sforzando per tornare in pista e gli auguro di farcela. Si parla molto di cosa succederebbe se Devon non dovesse tornare. La Konnersport sta cercando un nuovo pilota? Non sta a me dirlo, ma potrebbe essere una vera opportunità per la scuderia, per fare un acquisto interessante. Ci sono molti talenti là fuori che bramano un posto in Formula 1 e la Konnersport potrebbe trovarsi nella posizione perfetta per offrirglielo. Fantastico, grazie. Non volevi parlarmi, Casper? Sì, sì. Spara. Niente di che. In realtà volevo solo ringraziarti. Per cosa? Faccio il mio lavoro. No, so perché sei rimasto in squadra e non ti mentirò. Non è stato facile. Vuoi dirlo forte? Ma hai alzato il livello. È bello sapere di avere qualcuno su cui contare. Sempre. Ti avverto, Aiden. Le cose potrebbero diventare ancora più complicate, almeno per un po'. Ma c'è qualcosa in ballo, un potenziale nuovo pilota, di grande talento. Chi è? Non posso ancora dirtelo, è un azzardo, ma se accettasse sarebbe davvero speciale. E come sta Devon? Non saprei, ma credo bene. Davidov non ne parla, ma mi ha assicurato che si stanno prendendo cura di lui. Mi fa piacere. Tu continua così, capito? Adesso vai. Contaci, Cas. Ci vediamo dopo. Ehi, capo. Ce li hai un paio di minuti? Perché non sei convinta? Hai sempre sognato di correre in Formula 1. Non così. Lo sai cosa ha fatto? Chi? Tuo padre? Non voleva sostenermi. Ha scelto di finanziare solo Devon. Secondo lui aveva prospettive migliori. Mi dispiace, io non lo sapevo. Mamma ha usato i soldi del divorzio per aiutarmi, ma... E tu sei qui solo perché ti ha mandato lui? No. L'idea è mia, è una mia decisione. Sono io che te lo sto chiedendo, Cully, non tuo padre. Abbiamo bisogno di un pilota forte e conosco benissimo il tuo talento. È la verità. Voglio correre alle mie condizioni, non alle sue. Ci sarò io con te. Proprio come in Formula 2. Lo terrai lontano da me? Farò tutto ciò che è mio potere. Già, tutto. Per assicurarmi che tu debba pensare solo a guidare. Affare fatto?
Un'occasione del genere potrebbe non ricapitare più. Lo sai bene. Potresti dare un'occhiata qui, per favore? Davidov. Non mi hanno fatto entrare nel box perché c'è Cully. Tutto questo è ridicolo. Ne abbiamo già parlato. Devi lasciarle i suoi spazi. Per ora farò come vuoi, Ackerman, ma non mi piace che mi si dica dove posso o non posso stare. E non dimenticare che questa è tutta opera tua. Cosa intendi dire, opera mia? Ingaggiare Cully, anzitutto. Ti sto solo dando il merito di questa situazione, tutto qui. A me sembra quasi che tu me ne stia dando la colpa. Se hai ragione su di lei, non ci sarà nessuna colpa da attribuire, no? C'è dell'altro? Sei un uomo impegnato. Ti lascio alle tue cose. Oggi è una giornata storica. Cully Meyer, la nuova pilota della Conner Sport, diventa la prima donna a partecipare a una gara di Formula 1 in epoca moderna. Che momento! Ho la pelle d'oca! Nella storia solo 5 donne hanno partecipato ad almeno un Gran Premio, ma è addirittura dal 1992 che una pilota non prova a qualificarsi. Se lo state cercando su internet, l'ultima è stata l'italiana Giovanna Amati. Forse oggi è l'alba di una nuova era qui a Baku. Meyer ha impressionato in qualifica. Vediamo oggi come se la cava in gara. Sì, devo dire che il gruppo è ancora molto compatto e i distacchi sono minimi. Davvero difficile fare un pronostico. È vero! Stiamo assistendo a una gara fantastica. Grande prova della giovane Cully Meyer, che non sembra patire il passaggio in Formula 1. Guida da predestinata. Inizio davvero forte, Cully. Continua così. È ancora finito.
Sally Meyer sta raggiungendo il compagno di squadra. Si è incollata dietro. Aiden, calmati, siete su strategie diverse. Lascia passare Callie. Ok, Callie, Aiden ti darà strada alla prossima curva. Andiamo. Ricevuto. Meyer attacca il compagno di squadra. Oh no! Contatto! Contatto! Contatto tra le due corner sport! Jackson ha la peggio, mentre Meyer se ne va! Ah, brutta botta per Aiden Jackson! La sua gara finisce qui, Carlo! Meyer sembra aver preso Jackson alla sprovvista, ma la dinamica non è ben chiara. Ma cosa? Perché non ha aspettato che le lasciassi strada in uscita? Ok, Aiden, stai bene? Butler nel sangue... Direi che è stato un malinteso, Carlo. Ma ormai è successo. Testa bassa e poi coltello. Occhio al distacco dall'auto di fronte. 2,8 secondi. Abbiamo un distacco dall'auto che ci segue di 2,3 secondi. Ok, bel sorpasso. Adesso sei nella top 10, continua così.
Ok, questo è il distacco dall'auto di fronte. 1,7 secondi. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 4 giri.
Bella mossa, ben fatto. Attenzione, crediamo che tra pochissimo perderai aderenza. Distacco dall'auto davanti, 3,6 secondi. Abbiamo carburante a sufficienza per soli 2 giri. Devi rallentare prima di entrare in curva, non vogliamo una penalità. Sei all'ultimo giro. Il distacco da quella dietro è 1,8 secondi. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro.
nonostante la situazione in vetta alla classifica, gran parte della discussione di oggi gira intorno alla Connersport. Sì, oggi la loro gara ha avuto un sapore dolce amaro. Un pilota con uno storico debutto in Formula 1, l'altro fuori gara. Come ti è sembrato l'esordio di Callie Meyer nella Connersport? Sono davvero entusiasta di vedere Callie in Formula 1. È fantastico per lo sport, ha un talento fenomenale. È stata una giornata fantastica per i tre piloti che si preparano a salire sul podio. È merito loro se abbiamo assistito a un gran premio straordinario. Sei alla Connersport. C'è ancora più pressione a correre sotto lo sguardo attento di tuo padre. Siamo in Formula 1. Non è possibile sentire più pressione di così. Quindi no, non è un problema. Hai avvertito resistenza da parte di qualcuno nel circus per il fatto che sei la prima pilota donna di Formula 1? No, sono tutti fantastici e non sono la prima, solo l'ultima arrivata. Come sta tuo fratello? Gli stai solo scaldando il posto? Devi chiederlo a lui, ma sta ricevendo l'aiuto di cui ha bisogno e no, non ho intenzione di lasciargli il mio posto. Che è successo oggi in pista con Aiden? È stato un equivoco. Pensavo che mi lasciasse passare in ingresso curva, ma non è andata così. Abbiamo parlato con lui e sostiene che tu l'abbia fatto di proposito. Vuoi rispondere? È stato soltanto un malinteso. Sei sempre stata Meyer. Ora sei in una scuderia finanziata da tuo padre, al posto di tuo fratello. Userai di nuovo Butler? Dovevo aspettarmelo, giusto? Mi sa di sì. Sì, ma non così. Voglio dire, sono una donna, lo capisco. Mi fa piacere parlarne. E quindi? È sempre la solita storia, no? Come ci si sente a essere una donna? E poi le domande su papà, su Devon, sul cognome Butler. Ma dai, lasciali perdere. Oh, non potrò mai evitarle, vero? L'unica domanda sulla gara è stata quella su Aiden. Beh, sai, se fossimo rimasti un po' di più ai microfoni, Casper, magari... Non difenderli. Ok, scusa. Hai ragione, scusa. Senti, va bene così. Andrò ancora più forte. L'incidente a Baku. Pensi davvero l'abbia fatto di proposito? Sì, proprio così. Basta guardare le immagini. E il rapporto tra voi? Non eravamo proprio grandi amici. Ciao, ma. Callie, quanto mi rendi orgogliosa, bravissima. Grazie, mamma. È stata una bella gara. Andavo forte. Ah, è stata una bella gara. Oh, no. Cosa c'è? Che vuoi dire cosa c'è? Cosa c'è cosa? È il modo in cui l'hai detto, ma è stata una bella gara. No, non è nulla. Parla? No, è che... Non l'hai fatto di proposito, vero? Quando hai colpito il povero Aiden. Non posso credere che me lo stai chiedendo. Mi conosci? Pensi che possa fare una cosa del genere? Non ne sono sicura. È stato un incidente, ma... Ci sentiamo. Certo, un incidente. Ciao, tesoro. Ti voglio bene. Capo, c'è un'altra cosa per te. Andreo? Hai letto quell'articolo che sta girando oggi? Sono passate 3 settimane e la stampa continua a parlare della rivalità in seno alla Connersport. Ancora! Hanno solo bisogno di una storia per Silverstone. Non farci caso. Ma hanno ragione, no? Non è che all'improvviso Callie e Aiden inizieranno ad andare d'amore, d'accordo?
Hanno solo bisogno di tempo. All'epoca mi ci volle un po' per affezionarmi ad Aiden. Questo perché eri un vecchio brontolone. Già, beh, alcune cose non cambiano mai. Ora sei solo più brontolone e più vecchio. Ti lascio lavorare. Ciao. Ciao.